tragica fine per un immigrato con permesso di soggiorno del Senegal che si era recato sulle sponde del torrente Cornappo. Ha perso la vita per annegamento. Gravi le condizioni di Marco Manfè, il vice sindaco di Clout, rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Feltre. Primo caso di West Nile in una donna del Veneto orientale, pronta una massiccia disinfestazione. Tenta di soffocare la suocera in ospedale, a Chioggia un uomo finisce in manette. Incendio ieri sera ad Azzano Decimo, a fuoco un macchinario di un'azienda della zona industriale. Al lavoro i vigili del fuoco per domare le fiamme. Amiche e amici di TVN, buonasera da GP Giovanni Pacorig, questo afoso e caldo sabato sera per questa edizione di questo sabato del TG. Vediamo subito la domanda che vi abbiamo posto nella serata di ieri, ovvero sia IGP, niente carcere per il prete pedofilo che resta ai domiciliari. Siete d'accordo? Non poteva esserci altro con plebiscito per i no, ovviamente, 91% contro il 9% dei sì, è una notizia che effettivamente ha urtato la sensibilità di molti, compresa quella di chi vi sta parlando, visto che insomma si parla di una bambina di 10 anni, ma a prescindere, poteva essere anche un bambino, anche di 15 anni, non importa, un prete di 70 anni. Vabbè, questa è l'Italia. Andiamo alla domanda che vi poniamo questa sera, alla quale potrete rispondere fino alla giornata di lunedì, naturalmente. E allora, è tornata alla carica, al chiodo fisso, è sempre lui, Matteo Salvini. E così Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei Deputati e parlamentare per Liberi Uguali, ha deciso di sferrare nuovi colpi nei confronti del ministro dell'Interno. Rispondendo alle domande di fanpage.it sulla luna di miele del governo Movimento 5 Stelle Lega col Paese, il suo giudizio è tagliente. È una maggioranza, dice la Boldrini, in bilico. Non sono d'accordo su niente, né sulla politica estera né sulla TAV, non parliamo delle unioni civili. Sulle posizioni anti-abortiste espresse dalla Lega a Verona e sul possibile stop al riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali, l'ex presidente è severa. Il Movimento 5 Stelle è assorbito dalle posizioni oscurantiste della Lega. La legge sulle unioni civili già esiste, quindi non riconoscere tutto questo vuol dire riportare il paese indietro. Sulla 194, la legge appunto sull'aborto, dico giù le mani, perché certo non vogliamo ritornare all'aborto clandestino. Salvini, chiude la Boldrini, è professore della paura, quindi potete dare il vostro giudizio, la vostra opinione mandando sms e mail al numero che vedete in sovraimpressione o anche mandando sms e mail o whatsapp, scusatemi, o anche mandando una mail, scusatemi, alla mail che vedete scritta in sovraimpressione. Voglio ricordarvi che potete vederci in diretta streaming 24 ore su 24 su telepordenone.tv e le pagine naturalmente Facebook, come vedete, ed Instagram. Cominciamo il telegiornale di questo sabato sera con un servizio, un brutto fatto di cronaca avviene in provincia di Udine e infatti un immigrato con regolare permesso di soggiorno cade nel Cornappo e muore. Il servizio. Tragedia questa mattina nelle acque del torrente Cornappo, non lontano da Nimis in provincia di Udine. Un richiedente asilo, di cui non sono state fornite le sue generalità, ospite di una struttura in loco, è morto per annegamento. Il migrante, in compagnia di altri connazionali, ha deciso di tuffarsi in acqua vista la giornata calda. Ma le acque fredde del torrente si sono trasformate per lui in una trappola mortale. Inutile ogni tentativo di soccorso. Il migrante è deceduto all'istante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Nimis e del radiomobile di Cividale e i vigili del fuoco. Ancora notizia purtroppo di cronaca nera, questa volta dalla provincia di Pordenone. Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Spilimbergo. Attorno infatti alle 7.30 i sanitari del 118 sono intervenuti in via Percoto, appunto a Spilimbergo, a seguito della caduta di un uomo di 59 anni, di professione artigiano, impegnato in alcuni lavori di intonacatura.
Il ferito ha fatto un volo di oltre 3 metri andando in arresto cardiorespiratorio. I sanitari giunti sul posto con ambulanze e deli soccorso hanno provveduto a stabilizzare il ferito con tecniche di soccorso avanzate. Ottenuto il ripristino del circolo spontaneo, il 59enne è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'elicottero, dove si trova attualmente ancora in gravi condizioni. L'uomo ha riportato un trauma cranico e un trauma agli arti inferiori. Sul posto i carabinieri di Spilimbergo per i soliti rilievi di legge. Gravi le condizioni del vice sindaco di Clout, Marco Manfè, è rimasto ferito anche qua in un incidente sul lavoro in quel di Feltre. Il servizio del collega Alessio Conforti. Sono ancora gravi le condizioni di Marco Manfè, vice sindaco di Clout, rimasto coinvolto in un brutto incidente sul lavoro avvenuto ieri attorno alle 13.30 in un cantiere a Feltre in via Valentine. L'uomo, 57 anni, dipendente di una ditta di costruzioni, stava eseguendo alcuni lavori quando improvvisamente è caduto in una buca profonda circa un metro, battendo il capo e rimediando gravi ferite, tra cui la frattura di due vertebre cervicali. Sul posto il SUEM 118, che prontamente ha trasportato il ferito all'ospedale di Feltre e successivamente al nosocomio di Treviso, dove tuttora si trova ricoverato. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri. Un sabato veramente brutto per quanto riguarda gli incidenti, perché sullo Zoncolan un motociclista britannico finisce in una scarpata proprio mentre stava percorrendo la strada che porta alla cima dello stesso monte. È molto grave, ma è fuori pericolo di vita. Il servizio. È finito fuori strada sullo Zoncolan, finendo in una scarpata e venendo travolto dalla propria motocicletta. L'incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri a un centauro di nazionalità britannica. L'uomo ha perso il controllo della moto all'altezza dell'ultimo tornante. In compagnia c'erano altri appassionati delle due ruote che hanno subito lanciato l'allarme attraverso il numero d'emergenza 112. Il SORES ha provveduto al recupero del motociclista e al suo trasporto in ospedale. Sullo Zoncolan sono corsi anche i vigili del fuoco e la polizia dell'Utti della Carnia. Il centauro avrebbe riportato fratture multiple, ma non sarebbe in pericolo di vita. E siamo nel momento caldo, a parte la temperatura, nel momento caldo per quanto riguarda il traffico. Ovviamente parliamo della 4, una autostrada che sapete si stanno svolgendo i lavori per l'ampliamento alla terza corsia, e ovviamente in questo periodo di grande afflusso turistico e anche di passaggio ovviamente dei turisti che saltano la nostra regione e vanno verso i paesi confinanti dell'est, c'è ovviamente sempre un gran traffico, e infatti anche questo pomeriggio traffico molto intenso con code pensate di ben 5 km in uscita alla barriera di Trieste Lisert, nonostante la gente parta più tardi oppure arrivano da più lontano appunto i turisti in transito sulla 4 Venezia-Trieste, perché rispetto agli anni scorsi il flusso si intensifica nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, mentre nelle prime ore del mattino, pur essendo sostenuto, non è congestionato. Non è l'unico cambiamento nelle abitudini dei vacanzieri, però che rispetto al passato si spostano di più sia durante la settimana sia nella giornata di domenica. Un bilancio vero e proprio si potrà fare a fine stagione, naturalmente, ma la tendenza pare proprio essere quella di una maggior distribuzione delle partenze, che non sono più concentrate soltanto nel fine settimana. La rete autostradale di Autovie Venete in ogni caso è decisamente sotto pressione, e come dicevamo si sono verificate code di 5 km in uscita alla barriera di Trieste Lisert, code in uscita a Re di Puglia, a Porto Gruaro e code a Fisarmonica, caratterizzate dal fenomeno dello stop and go su tutto il tratto San Stino di Livenza, Bivio A4A23 in direzione di Trieste. Durante la giornata è stato attivato il bypass virtuale, ovvero il percorso consigliato sulla A4 in direzione A34 Villesse Gorizia, per sdoppiare il flusso di traffico diretto verso la stessa Trieste ed alleggerire così la barriera di Trieste Lisert. Intenso ma scorrevole il traffico in A23 sulla direzione Nodo di Palmanova. E abbiamo parlato delle condizioni del traffico, invece adesso passiamo la linea agli amici dell'Osmer per parlare con Arturo Puccillo. Cosa ci aspettiamo per questo weekend? Linea all'amico Arturo Puccillo all'Osmer. Buonasera a tutti. Allora, situazione meteorologica
improntata nei prossimi giorni a un aumento del caldo per l'affermazione in alta pressione di matrice africana che interesserà anche la nostra regione. Quindi domani, ma così direi anche per i prossimi giorni fino almeno a giovedì, cielo in genere sereno poco nuvoloso, finora costa, qualche nube in più nel pomeriggio in montagna dove potrà svilupparsi qualche salto temporale di calore. Le temperature come detto vanno su, le massime già domani intorno ai 33-34 gradi in pianura, intorno ai 30 sulla costa, poi lunedì e martedì saliranno anche oltre i 35-36 gradi probabilmente come valori di punta. Le minime saliranno a 23 in pianura fino a 26-27 sulla costa, forse anche a metà settimana minima intorno ai 27-28 gradi, quindi con diciamo punte decisamente elevate per quanto riguarda le notti sulle nostre coste. Caldo che dovrebbe attenuarsi solamente a partire dal prossimo fine settimana, ma naturalmente ne riparleremo. Grazie al dottor Puccillo, rimaniamo in tema di caldo, di spiaggia, di traffico e in questo caso traffico intenso nelle ultime 4 settimane al pronto soccorso di Lignano Pineta, dove pensate ben 390 interventi per pronto soccorso. Il servizio. Dal 23 giugno è attivo tra i bagni 3 con bandiera inglese e 4 con bandiera italiana di Lignano Pineta il pronto intervento della Sogit. È un servizio molto apprezzato da parte dei turisti. Dotato di defibrillatore collegato con punto blu al servizio regionale di emergenza del 118, la Sogit compie in una stagione balneare oltre 600 interventi, dal piccolo taglio di conchiglia alla slogatura giocando a pallavolo, dalla puntura di insetto a quella della medusa, dalla misurazione della pressione alla scottatura ed altro ancora. Gli interventi eseguiti da fine giugno a fine luglio sono stati 390. E passiamo ad un ospite, in questo caso nella nostra redazione Veneto, dove c'è Alessio Conforti, con Michele Amenta, il direttore di Urologia ULSS4 del Veneto Orientale. Linea Alessio Conforti. Sì, grazie. Siamo con Michele Amenta, che è il direttore dell'unità operativa complessa dell'urologia dell'URSS numero 4 del Veneto Orientale. Grazie per essere in nostra compagnia, dottore. E parliamo di urologia. Ecco, lei di che cosa si occupa? L'urologia è una branca della medicina che si occupa delle patologie chirurgiche, mediche, ma prevalentemente chirurgiche, dell'apparato urinario maschile e femminile, e dell'apparato genitale maschile, quindi diciamo una branca eminentemente, squisitamente chirurgica che tratta patologie funzionali, quindi benigne o purtroppo spesso anche maligne, quindi patologie tumorali di questi due apparati. Ecco, io colgo l'occasione, vista la sua presenza, per sfatare anche alcuni miti legati tra l'altro proprio alle materie di sua competenza. Partiamo dalla prostata. Ce l'hanno tutti, ce l'hanno solo ecco. Che questa è allora, un discorso. Una classica leggenda è avere o non avere la prostata. Dottore, io la prostata non ce l'ho. Questo chiaramente è sicuramente un problema semantico innanzitutto, quindi di terminologia. In realtà la prostata è un organo, una ghiandola dell'apparato genitale maschile, quindi è presente in tutti gli uomini, in tutti gli esseri umani di sesso maschile, e ha un compito ben preciso, molto importante, che è quello di produrre il liquido seminale, quindi diciamo regola diverse attività dell'apparato sessuale maschile, e poi in particolar modo anche entra nel regolare la funzione urinaria, la funzione escretrice urinaria. Quindi avere e non avere è un primo mito da sfatare. La prostata ce l'hanno tutti, può come tanti altri organi ammalarsi. Certo, e l'urologo è il medico degli uomini. Tra le altre leggende. Esattamente, automaticamente si pensa all'urologo come al medico dell'uomo, così un po' come del ginecologo per la donna. In realtà abbiamo detto che occupandosi di, trattando di materia di patologia chirurgica dell'apparato urinario, ovviamente tratta anche le donne, perché anche le donne hanno i reni, anche le donne hanno l'alta via escretrice urinaria e anche le donne hanno la vescica, quindi con le patologie, come dicevo prima, benigne e maligne di questo apparato.
Incontinenza urinaria femminile, un dazio da pagare relativamente all'età, questo? Ecco, entriamo nello specifico, l'incontinenza urinaria è sicuramente una delle patologie femminili, urologiche, che richiedono sicuramente l'intervento dell'urologo. È sbagliato pensare che sia un dazio, un pegno da pagare all'età e che quindi inesorabilmente colpisca le donne e che queste nostre pazienti debbano accettare questo segno del tempo. È una malattia come altre, è una sindrome come tante altre, curabile, curabilissima in quasi tutti i casi. Tra l'altro, in chiusura, una cosa che aveva destato particolare curiosità anche prima di andare in onda è quella relativa al grande taglio, equivale a grande chirurgo. Dottore, è sempre così? Ecco, questo è veramente un mito da sfatare. Una volta, parlo di 20-30 anni fa, l'equazione grande taglio corrispondeva a grande chirurgo o quantomeno a intervento complesso, intervento lungo, difficile. Oggi, da 15-20 anni a questa parte, soprattutto in urologia, abbiamo assistito allo sviluppo di tecniche chirurgiche mini-invasive nel trattamento delle patologie urologiche, quindi genitali e urinarie, che non necessitano più del grande taglio. Parlo nella fattispecie della chirurgia laparoscopica, quindi una chirurgia mini-invasiva per eccellenza, e all'endoscopia, quindi al trattamento endourologico di alcune patologie. Questo ovviamente è intuitivo, così come in altri campi, nel campo della chirurgia generale, nel campo della ginecologia, da a parità di risultati, perché non è una chirurgia sperimentale, degli esiti delle riprese praticamente immediate. Grazie al dottor Michele Amenta per essere stato in nostra compagnia. Linea che può tornare a Pordenone. Linea che sta pochissimo a Pordenone, perché un caso di West Nile, questa zanzara, no? Eccola qua, in una donna del Veneto orientale. Pronta una massiccia disinfestazione, il servizio del collega Alessio Conforti. Il reparto malattie infettive dell'ospedale di Treviso ha segnalato al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria numero 4 del Veneto orientale un caso di West Nile in una donna di 53 anni residente a Fossalta di Piave, ora ricoverata al nosocomio del capoluogo della Marca. Il sindaco del comune interessato è stato subito informato del caso e della necessità di applicare il protocollo regionale previsto in questi casi. Come già fatto i giorni scorsi anche in conferenza dei sindaci del Veneto orientale, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria Luigi Nicolardi invita i sindaci dei 21 comuni dell'azienda a potenziare le azioni di disinfestazione programmate e di valutarne l'efficacia secondo le metodologie descritte nel piano regionale di contrasto ai vettori di malattie infettive. I sindaci sono inoltre invitati a programmare nuovi interventi adulticidi in occasione di manifestazioni pubbliche all'aperto come sagre, fiere, concerti e altro. Non meno importante, la parte informativa con l'invito a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di adottare misure idonee a contrastare la proliferazione delle zanzare nei luoghi di proprietà, nonché a ridurre il rischio di contatto uomo-vettore mediante l'utilizzo di insetto repellenti e di abbigliamento adeguato. Riguardo al luogo in cui è stata contagiata la donna, verrà effettuata un'indagine per capire dove può essere stata punta da zanzara o zanzare vettori del virus. Sarà tuttavia difficile stabilirlo con esattezza per effetto del continuo migrare delle comunità di zanzare sul territorio. Il sindaco di Fossalta di Piave, Massimo Sensini, ha annunciato una massiccia disinfestazione in tutto l'ambito comunale, comprese le aree private, che si aggiunge alle disinfestazioni già fatte in precedenza. E da qualche giorno è arrivato proprio il caldo massiccio, lo stiamo provando tutti, abbiamo sentito anche gli amici dell'Osmer prima comunicarci che le temperature sono in aumento e il caldo ovviamente può dare la testa. Ciò è successo ad un uomo di Chioggia che ha pensato bene di entrare in ospedale e cercare di soffocare la suocera. Ovviamente è finito in manette. Il servizio di Alessio Conforti.
Un uomo di 56 anni di Codevigo è stato arrestato e tradotto in carcere dai militari dell'Arma di Chioggia con l'accusa di tentato omicidio. Il GIP del Tribunale di Venezia ha emesso infatti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ieri dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 56enne lo scorso 13 luglio si era recato a far visita alla suocera dell'età di 83 anni che si trovava da alcuni giorni ricoverata presso l'ospedale civile di Chioggia a causa di un'ischemia cerebrale con conseguente grave compromissione delle capacità cognitive ed annullamento di quelle motorie. La donna era ricoverata in una stanza unitamente ad un'altra paziente assistita da una badante bielorussa che si era allontanata momentaneamente dalla stanza approfittando di un momento in cui la propria assistita si era addormentata. Al ritorno in stanza, dopo pochi minuti, la donna dell'est avrebbe notato il 56enne che in mano aveva un telo cerato con il quale stava coprendo il naso e la bocca della suocera, che a sua volta compiva dei movimenti con la testa nel tentativo di liberarsi da quella costrizione. Nell'altra mano, secondo il racconto della donna, l'uomo teneva un telefono cellulare in cui fissava lo schermo, probabilmente controllando lo scorrere del tempo mediante un cronometro. La scena sarebbe durata qualche secondo e quando l'uomo ha notato la presenza della badante ha mollato subito la presa sull'anziana, che stava riprendendo per fortuna il fiato. La signora dell'est ha quindi informato l'infermiera di turno. L'uomo si è giustificato sostenendo di aver messo in atto una pratica innovativa sconosciuta anche ai medici per provocare delle reazioni nell'anziana suocera, mimando nuovamente i gesti compiuti davanti alla testimone che riprendeva con uno smartphone quanto l'uomo stava mostrando. È quindi stato arrestato e accompagnato al carcere di Venezia. Tra le ipotesi che avrebbero spinto il 56enne a mettere in azione il gesto, vi sarebbe la preoccupazione per le spese inerenti alle cure dell'anziana suocera. È un periodo particolare, come stiamo vedendo quello che succede, ed è un periodo in cui si parla anche di riduzione dell'affitto per le persone meno abbienti. Abbiamo un'intervista con l'assessore regionale Pizzimenti. Si tratta dell'abbattimento delle domande fatte dai locatari privati, appunto sul mercato dei privati, per abbattere il loro affitto, che vengono raccolte dai comuni. Sono 182 le domande presentate e quindi in questo caso chi è in affitto e che ha delle difficoltà economiche o dal punto di vista patrimoniale riesce ad abbattere l'affitto. E come ogni sabato è un piacere avere con noi in studio l'onorevole Antonio Di Bisceglie, sindaco di San Vito al Tagliamento. Sindaco, allora, le pillole di questo sabato 27 di luglio. Grazie direttore, partiamo subito con un appuntamento, quello di lunedì prossimo, con gli amici del CAI di Catania per un l'ultimo, diciamo così, momento di incontro in rapporto al gemellaggio che si è avviato. È stata una bellissima iniziativa lunedì scorso. Poi loro sono partiti per le nostre Dolomiti, le Dolomiti del Friuli occidentale. Lunedì ci salutiamo dandoci appuntamento, credo, proprio all'Etna. Altra pillola, mercoledì 25 nella celebrazione di San Giacomo, protettore di Savorniano, di San Vito al Tagliamento, abbiamo avuto modo di annunciare la titolazione a Riccardo Cassin, il grande alpinista, dello spazio antistante le scuole elementari e nel contempo anche dell'avvio dei lavori, proprio lunedì 30, di qualificazione di Via Maggiore. Altro appuntamento che abbiamo onorato è stato quello di andare a fare visita, ringraziare e evidenziare il nostro sostegno agli alpini di Savorniano, il cui turno ricorreva per l'appunto giovedì e venerdì alla Guardia Medica di San Vito al Tagliamento. Abbiamo avuto modo di ribadire tutto il nostro sostegno agli alpini e certamente agli alpini, che riguarda anche l'attività che loro svolgono. Poi ci tengo a sottolineare che sono ripartiti dopo il soggiorno di alcuni giorni, più circa 8 giorni, il gruppo di ragazzi di Statlon. È una forma
protrae da alcuni anni. Un gruppo di ragazzi, circa 15, vengono a San Vito, nostri ospiti, nell'ambito del gemellaggio. Anche quest'anno è stato molto positivo, molto bello, molto piacevole avere questo gruppo di ragazzi che per l'appunto è partito mercoledì. Poi credo anche qui di ricordare con grande soddisfazione il fatto che si è concluso il centro estivo con grande gioia da parte dei genitori. Quest'anno è stato di una settimana in più, 8 settimane, c'è una richiesta perché possa proseguire, possa essere cioè fino alla vigilia di Ferragosto. Cercheremo di averlo presente, così come cercheremo di fare in modo per la prossima edizione, quella della estate prossima, estate 2019, di far sì che possa essere quanto più aperto a tutti. Io voglio ricordare in questo ambito che anche ieri sera si è concluso il Grest dei record. Tanti complimenti a Don Corrado, a chi ha avuto modo, e a tutti i suoi collaboratori per questa edizione straordinaria e da record del Grest. Poi voglio ricordare che con quest'oggi si apre a San Vito una grande iniziativa culturale, quello che va sotto il nome del Maestate, cioè è una serie di lezioni di musica antica con strumenti antichi. È davvero bello, direttore, vedere questi insegnanti e questi ragazzi andare in giro per il centro storico, nei vari luoghi del centro storico dove si svolgono queste lezioni. Chiaro che ci sarà anche un concerto finale previsto per il 3 agosto prossimo 21. Oggi si parte 28.3. In conclusione, un aggiornamento per quanto riguarda la raccolta di firme che noi stiamo portando avanti per in calce ad una istanza per le aperture delle indagini per Rossella, per la scomparsa di Rossella Corazzini. Ecco, credo di dover davvero sottolineare l'importanza che questa raccolta di firme ha visto aggiungersi quella del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il dottor Zanin, architetto Piero Mauro. È chiaro che con la sottoscrizione del presidente del Consiglio regionale la istanza acquista ancor più forza e autorevolezza. In conclusione, appuntamento, signor direttore, mercoledì 1 agosto alle ore 5 in Piazza del Popolo per l'avvio di quella annunciata iniziativa da parte del signor Valentino Gregoris, iniziativa che lo porterà in marcia e che vuole evidenziare i problemi di chi si trova con soggetti affetti, diciamo così, da autismo. Credo nel contempo di ricordare ancora che il Presidente del Consiglio regionale, nell'incontro che ha avuto venerdì ultimo scorso con il signor Valentino Gregoris, ha annunciato lo stanziamento di 400.000 euro per quanto riguarda proprio questa situazione, e anche sottolineando che di questi 400.000 euro 100.000 erano proprio per interventi mirati in casi specifici. Credo che questo sia un aspetto importante che vuole segnalare anche, come dire, un po' di attenzione da parte delle istituzioni in riferimento a questo. Questo è quanto, ripeto però, appuntamento mercoledì mattina alle ore 5 per la partenza del signor Gregoris. Grazie. Allora, un attimo, sindaco, perché in settimana, sapendo i cittadini di San Vito che lei è ospite fisso nostro sabato, diversi cittadini di San Vito hanno telefonato per quanto riguarda i lavori dei cipressi presso il cimitero di San Vito, no? Dopo la tromba d'aria che ci fu l'anno scorso, quando verranno effettuati? Questa è la domanda dei cittadini. Questi cipressi quando verranno messi? Noi abbiamo sottoposto alla sovrintendenza, perché si tratta di un cimitero, questo sì, monumentale, in ordine alla possibilità di intervenire su di essi. Abbiamo ricevuto da parte della sovrintendenza la possibilità di intervenire solo nei casi in cui si è in presenza di cipressi in qualche modo definiti non, come dire, affetti da patologie non recuperabili. In altri casi non possiamo intervenire.
Quindi in rapporto ad una risposta ufficiale che avremo da parte della sovrintendenza, poi agiremo. L'ultima curiosità personale, se mi consente, che effetto le ha fatto vedere... Queste sono altre pillole. Sì, ma, vabbè, ma no, questa è una battuta veloce, e, se vuole anche un po' ironica, nonché sarcastica. Lei ha passato da onorevole della Repubblica Italiana non di poco conto. Che effetto le ha fatto vedere i suoi ex compagni sventolare Famiglia Cristiana in aula? Bah, sa, è il segno dei tempi. Si, capota, si è ribaltato il mondo. Ma no, penso che tutti quanti sappiamo come vi sia stata una evoluzione nella società italiana che con l'evoluzione di carattere economico e sociale ha portato con sé anche un'evoluzione nelle determinazioni politiche. I grandi partiti storici non a caso non ci sono più. Lei è sottoscritto, sono cresciuti con determinati partiti, questi non esistono più. È chiaro che oggi tutti si interrogano quale sarà la politica. C'è qualcuno come Grillo che dice che non esisterà più, che dobbiamo a sorteggio, qualcuno gli ha risposto, ma mica si prende l'idraulico a sorteggio. Ecco, credo che quindi siamo in un momento nel quale la evidenza degli indirizzi passa anche attraverso il fatto di poter mostrare delle copertine di settimanali che magari un tempo non venivano mostrati. Grazie mille al sindaco di Savito Tagliamento, l'onorevole Antonio Di Bisceglio, ospite anche naturalmente sabato prossimo. Buon weekend, caro sindaco. Il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco sono impegnati dal primo pomeriggio di quest'oggi nelle operazioni di spegnimento di due focolai che sono scoppiati sul versante sud del Monte Iou, nella zona di Monte Reale Valcellina. Non si esclude che ad innescare l'incendio possa essere stata la mano di un piromane. Per le operazioni di spegnimento è stato impiegato anche l'elicottero della Protezione Civile, che si è dovuto rifornire diverse volte attingendo l'acqua dal lago di Redona. E parliamo ancora di incendi, purtroppo, perché ieri sera ad Azzano Decimo in zona industriale è andato a fuoco un macchinario appunto all'interno di un'azienda. Al lavoro i Vigili del Fuoco, il servizio è di Alessio Conforti. Quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pordenone e del Distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenute ieri sera da Azzano Decimo attorno alle 21 in via Crosera in zona industriale per spegnere un incendio avvenuto ai danni di un macchinario della ditta Atlantis, azienda che produce pannelli per mobili. Per cause al vaglio dei pompieri, a prendere fuoco è stato il dispositivo acquistato da poco adatto alla separazione della vernice dal diluente. Il macchinario ha rimediato danni per circa 40.000 euro e il rogo di natura accidentale ha intaccato anche una parte del capannone, ma senza danni strutturali. Non c'è stata dispersione di fumi all'interno dell'azienda. Al momento del fatto vi era una decina di dipendenti. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse all'interno del capannone, determinando così danni più rilevanti all'attività. Le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco sono terminate attorno alle 23, rilievi di legge affidati invece ai carabinieri di Azzano Decimo. E passiamo ad Udine, dove ovviamente in questi giorni è di comune chiacchiericcio e parlare della situazione del centro storico, riaprire sì, riaprire no. Il neosindaco Fontanini ha deciso di fare una sperimentazione, ovvero sia di aprire per un periodo di nuovo il centro storico, tra cui via Mercatovecchio ovviamente alle auto, e però c'è ovviamente chi non ci sta, chi non è d'accordo, e quindi mobilitazione ad Udine contro la riapertura del traffico in via Mercatovecchio. Il servizio. Continua la mobilitazione popolare per dire no alle auto in via Mercatovecchio. La giunta Fontanini ha deciso che la centralissima strada dal 1 agosto prossimo sarà riaperta al traffico veicolare per un periodo sperimentale non superiore ai 6 mesi. Contro questa scelta si è creata una mobilitazione popolare che, attraverso una petizione online, attraverso i vari social media presenti, ha già raccolto oltre 7.000 firme. E martedì 31 luglio, ultimo giorno di pedonalizzazione della famosa via centrale di Udine, il giorno prima della riapertura, chiama a raccolta la cittadinanza. Appuntamento con Senza Auto ci guadagnano tutti e alle 18 in piazzetta San Cristoforo. Rientriamo in studio con Nazario Mazzotti della SPI CGL. Allora,
leggo quello che lei mi ha portato, che è molto interessante, perché ancora una volta Cornuti e Mazziati, spettacolo splendido per un bel sabato sera. Di cosa si tratta, Nazario? Si tratta di uno scippo, cioè la sparizione di quei 3.200.000 euro che erano stati destinati nel 2007 come un finanziamento aggiuntivo alla sanità per Pordenonese. Noi su questa cosa siamo molto arrabbiati, perché questa sottrazione determina l'impossibilità di fare alcuni interventi che erano stati programmati, ed è una sottrazione voluta proprio dal centrodestra che governa la regione. E a poco varrà l'ordine del giorno che è stato presentato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che proviene da questo territorio. La consideriamo insomma un inutile foglia di fico che vorrebbe rinviare la restituzione di questi soldi alla finanziaria regionale per il 2019. Noi saremmo contenti di sbagliarci, ma pensiamo che quello che non si è voluto attuare adesso sarà ancora più difficile attuarlo a dicembre. Cerchiamo di spiegarci, cominciando col dire che la sanità pordenonese da sempre è stata sottofinanziata rispetto alle altre aree della regione. Da ciò ne conseguono le carenze storiche accumulatesi negli anni, soprattutto riguardo ai servizi territoriali e domiciliari, che in una situazione in cui crescono gli anziani sono indispensabili. Solo con la riforma del sistema sanitario voluto dalla precedente giunta di centrosinistra, con la legge regionale 17 del 2014 e con il cambio del criterio di finanziamento, ovvero con l'introduzione dei costi standard, cioè i bisogni pesati al posto della spesa storica, cioè i finanziamenti dati ogni anno con riferimento all'anno precedente, la situazione ha cominciato a cambiare. Con più finanziamenti per la sanità pordenonese nel confronto agli altri territori e con la fusione delle aziende ospedaliere con quelle territoriali, cioè da 2 si è passati a 1 a Pordenone, da 3 si è passati a 1 a Udine e a Trieste, dove c'erano anche i policlinici universitari. Questo per ridurre i costi di gestione, quindi guai a tornare indietro su queste fusioni. Con meno risorse che vanno agli ospedali, certamente, e più risorse che viceversa vanno alla prevenzione e ai servizi territoriali, finalmente. Nel 2017, anche a seguito di nostra pressione, la Regione ha destinato ulteriori risorse alla sanità, di cui questi 3,2 milioni in più erano arrivati all'azienda sanitaria 5, che aveva definito un nuovo piano di investimenti aggiuntivi per gli ospedali di Pordenone, San Vito, Maniago e Sacile. Quel programma, purtroppo, che poteva colmare alcune carenze strutturali endemiche, non è andato a buon fine, nel senso che quei 3.200.000 euro non sono stati impegnati entro il 2017. Questo la ragione per cui l'azienda 5 ha chiuso il bilancio con quei 3,2 milioni di attivo che non avrebbe avuto se fossero stati spesi. No? Ciò a differenza delle altre aziende che avevano chiuso il bilancio in rosso sia prima che dopo il finanziamento aggiuntivo. Ma mi scusi una cosa, no? Sì, dica. Allora, va bene tutto, ma se i soldi erano arrivati e non sono stati impiegati, perché nessuno paga mai? Chi doveva impiegarli? Questa è una buona domanda. Perché tutto è normale che nell'amministrazione pubblica, se io ti do i soldi da spendere quest'anno, sì, non li spendi, me li torno a prendere. Certamente, questa è una regola, l'avrei detto fra un momento. Questa è una regola chiara che è nella normativa, fa parte della normativa vigente, ma ha preso atto di quello che ho appena detto circa la storia di questo territorio, no? E è una normativa, come dicevo, che impone di restituire i soldi non spesi, ma viceversa poi c'è chi va oltre e si trova i bilanci in rosso, no? Qualora arrivino soldi,
non si trovi i problemi di dover investire, perché investire vuol dire fare progetti, fare appalti, non è una cosa così immediata. Se questi finanziamenti vengono accreditati un po' tardi, ogni azienda si troverebbe in difficoltà. Io non voglio salvare nessuno, no, da questa cosa. Avremmo voluto che quei soldi fossero destinati a quanto era stato previsto dalla stessa azienda sanitaria. Ma posto che la normativa era questa, adesso occorreva trovare un rimedio che evitasse la perdita di questi 3.200.000 euro. Bisognava cioè approvare una norma specifica ad hoc che consentisse di riassegnare, posto che tornavano, di riassegnarli di nuovo all'azienda sanitaria adesso per andare avanti col programma che era lì pronto per essere attuato. Così non è stato, perché la coalizione di centrodestra ha fatto blocco per bocciare l'emendamento presentato dal centro-sinistra. Quindi ci voleva un'intesa che coinvolgesse tutti i rappresentanti politici di questo territorio, no? e ad evitare appunto che si tornasse indietro. Cioè, si è voluto applicare una norma di legge puntigliosamente, no? E credo che a dicembre purtroppo questa cosa non possa essere recuperata, perché a dicembre, quando si andrà ad assegnare le risorse, speriamo tante, ma insomma non è così allegra la situazione, no? Non credo che possano saltare fuori 3 milioni e 2 da poter riassegnare in aggiunta, certo, no, alla sanità. Per questo diciamo che si è persa una buona occasione per realizzare un'utile opera di perequazione a beneficio di tutti i cittadini della destra tagliamento. Quelle opere erano necessarie e si dovrà attendere chissà quando. Per chiudere vogliamo dire che gli atti del governo della Giunta Federica si avviano davvero male, sia con questa cosa qua, no? Ma al di là delle cose immediate, con quelle annunciate, sia riguardo alla sanità che agli enti locali e sul versante dell'immigrazione. Io ringrazio, auguro buone vacanze a tutti, ci vedremo prossimamente a settembre, perché anch'io avrò un periodo di riposo. Allora, buone vacanze a Nazario Mazzotti, ci rivediamo a settembre, ricordiamo Speech Gela del Friuli Occidentale. Grazie Nazario, buon weekend e buone vacanze. Auto a fuoco nella notte a Jesolo, i vigili del fuoco evitano il peggio, il servizio di Alessio Conforti. Attorno all'1.40 della scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesolo in via Mascagni per l'incendio a due autovetture in sosta davanti ad un'abitazione. La squadra del locale distaccamento ha spento le fiamme evitando il coinvolgimento dell'attigua abitazione. Danneggiata in maniera irreparabile dalle fiamme una Mini Cooper e una Range Rover Discovery. Le cause, di cui non si esclude il dolo, sono al vaglio dei pompieri. Sul posto anche i carabinieri e la polizia di Stato per eseguire i rilievi di legge. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa 2 ore. Stefano Santarossa, Radicali Italiani, componente del Comitato ovviamente Nazionale Radicali Italiani, avete una proposta. Una proposta proprio in queste ore, sì, in cui si ripete il solito meccanismo per cui i partiti scelgono la guida della RAI, no? Dell'informazione, quella che noi vorremmo essere un'informazione libera, in realtà è un'informazione in mano ai partiti politici. Beh, una vecchia battaglia del grande Marco Pannella, è una che si presentava col bavaglio e col cartello, me lo ricordo io. Quindi. Allora, in merito a questo tema, il Partito Radicale, in questo caso proprio il Partito Radicale, ha promosso una proposta di legge in merito alla libertà e diritto di informazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Proposta di legge con le firme raccolte ai banchetti. Nei prossimi giorni, nei prossimi mesi saremo impegnati per raccogliere quelle 50.000 firme che sono necessarie per depositare in Parlamento la proposta, che è davvero rivoluzionaria per questo Paese. Cancellazione del monopolio della RAI e della messa all'asta con gare distinte nazionali e locali del servizio pubblico. Ciò vuol dire che non ci sarà più il monopolio RAI e anche il finanziamento alla RAI TV di Stato per fornire l'informazione. E questo è interessante, sì, e mi piace dirlo proprio a partire da una TV locale, certo, che ha fatto dell'informazione il suo aspetto più importante, perché Telepordenone si è caratterizzata proprio in questo modo, tra l'altro con una formula di
libertà anche di partecipazione di vari esponenti, rappresentati, non rappresentati, quello che dovrebbe essere il servizio pubblico. Esatto. E rispetto a quello, per la RAI è proprio... non è detto che debba cedere, ma semplicemente mettiamo a gara il servizio. Quindi effettiva privatizzazione e abolizione della commissione parlamentare di vigilanza, perché a seguire effettivamente diciamo, che siano rispettati i meccanismi di uguaglianza all'interno dei palinsesti, che sia data voce ai vari componenti rappresentati e non rappresentati politici, e deve essere un'autority, come avviene tra l'altro anche per le TV locali. Io penso che l'esempio di Radio Radicale sia un modo per fare informazione, diciamo, dove senza filtri, perché si passano effettivamente i dibattiti. Noi siamo arrivati a un sistema, probabilmente lo potrà confermare anche lei, dove nella TV pubblica si è accettato che un partito politico decidesse anche i giornalisti che dovevano, certo, partecipare o potevano partecipare a un dibattito. Un partito in 5 Stelle ha deciso che non dovevano confrontarsi con gli altri esponenti, certo, politici. Questo non è ammissibile. Noi ci troviamo oggi con la nomina di Marcello Foa, che è chiaramente espressione di una parte politica con posizioni precise sovraniste, quindi, ma addirittura essendo anche a capo di un organo di informazione online, pare che questo personaggio diffondesse anche le cosiddette fake news, cioè quel modo di disinformare per poi andare a cambiare e a modificare anche la percezione della realtà. Quindi stiamo attenti, di fronte a questo che sta accadendo bisogna attrezzarsi, e per potersi attrezzare è necessario che i cittadini si riprendano in mano anche quella penna con cui poter firmare le proposte di legge di iniziativa popolare, che, ricordo, una novità, da questa legislatura tutte le proposte che vengono depositate devono essere discusse nella stessa legislatura al Senato. Quindi il dibattito sui temi ci sarà. Se l'informazione sarà capace di informare su questo, ma anche sulle altre proposte che purtroppo di iniziativa popolare, con le firme dei cittadini che si fermano, lasciano la loro carta d'identità per sostenere una causa, è giusto che questa poi sia rispettata anche nel dibattito che si deve aprire all'interno del Parlamento, visto che abbiamo questi strumenti di democrazia diretta. Pare ci sia anche un ministro, no, che dovrebbe occuparsi di questo. Ecco, metta la mano rispetti l'impegno che si è dato, no? Ministro per l'attuazione della democrazia diretta. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi raccogliamo le firme abbiamo bisogno degli autenticatori. In molte città non ci sono consiglieri comunali disponibili, i radicali sono costretti a prendersi a pagamento le persone che sono deputate a questo, ad esempio nei tribunali, no? I cancellieri, eccetera, e spendere ogni giorno tot euro, 15-20 euro l'ora, proprio per poter dare ai cittadini di poter firmare. Ecco, rispetto a questo, il meccanismo di democrazia diretta deve essere data la possibilità, quindi, di utilizzarlo a chi non sta in Parlamento, soprattutto, visto che vogliamo dare la possibilità ai cittadini di sottoscrivere una proposta, un referendum, come è la tradizione dei radicali. Certo. Augurando naturalmente un buon weekend a Stefano Santarosa, lo ringraziamo, l'appuntamento, lei va in ferie, no? Lei è qua anche sabato prossimo. Sabato prossimo ci sarò. Ecco, perfetto. Bene. Grazie a Stefano Santarosa. Grazie a voi. Componente del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Viabilità Porto Gruarese, facciamo un salto da quelle parti, andiamo a Lugugnana dove arriva un finanziamento per la nuova rotonda, l'intervista con Roberto Zanin, segretario del PD di Porto Gruaro. Grazie, siamo in compagnia di Roberto Zanin, che è consigliere comunale a Porto Gruaro, ma anche segretario del Partito Democratico, sempre della città
sulle rive dell'Emene. Beh, si parla di viabilità, ma si parla anche di questa notizia, no, della settimana, relativa a questi 400.000 euro che arriveranno per realizzare la rotatoria di Lugugnana. Zanin, un'opera che ci vuole o che va un po' contestualizzata? Sì, intanto un saluto a tutti i telespettatori di Telepordenone. Questa è un'opera, e ben vengano questi 400.000 euro da parte della città metropolitana, che ricordo la rotonda insiste in pratica all'incrocio tra due strade ex provinciali attualmente di competenza della città metropolitana. E la messa in sicurezza di quella, di quell'incrocio era pensata già in un progetto costituito appunto dalla ex provincia di Venezia ancora 8-9 anni fa, più volte il cui finanziamento è stato prorogato, però è solo, quella rotonda è solo una parte di tutto il progetto che aveva approvato a suo tempo con l'aiuto del Comune di Portogruaro la città metropolitana, ora città metropolitana, che riguarda la costruzione di tutti i marciapiedi, piste ciclopedonali, sia a Lugugnana ma anche in via Villanova, che fa parte dello stesso progetto. Questo anche in particolare per la comunità di Lugugnana, per migliorare quello che è l'ambito di vita all'interno della frazione, per ridare dignità perlomeno per quel che riguarda la possibilità di camminare in tranquillità, andare in tranquillità in quella frazione. Ricordo soltanto che anche grazie agli addetti, al funzionario del Comune di Portogruaro, per quell'opera sono già stati anche effettuati gli espropri delle relative fasce che andranno occupate dalla nuova marciapiede e dalle nuove piste ciclabili, sia all'interno di Lugugnana che lungo via Villanova. Pertanto ben vengano questi finanziamenti, anzi chiederei alla sindaca, essendo anche responsabile per i lavori pubblici all'interno della città metropolitana, di spingere ulteriormente affinché non solo i 400.000 euro stanziati per la rotonda di dimensioni maggiori come previsto nel progetto iniziale, ma anche il finanziamento di tutto il resto delle opere che riguardano quel progetto, ricordo piste ciclopedonali a Lugugnana e in via Villanova, debba proseguire nei prossimi anni in maniera costante e continua. Grazie. Bene, ci torneremo, no, anche per cercare di capire quali saranno, no, in futuro anche i programmi, perché anche di questo si tratta. Grazie Roberto Zanin per essere stato con noi, linea che può tornare a Pordenone. Grazie. Domani mattina si torneranno a vedere gli sbuffi sulla locomotiva, quelle belle di una volta, vero? Perché ci sarà l'inaugurazione della ferrovia turistica pedemontana del Friuli, appunto Sacile Gemona. L'intervista all'assessore Pizzimenti. Con questo obiettivo raggiunto da domenica in poi, ci sono diversi obiettivi raggiunti. Il primo è quello di recuperare un'infrastruttura abbandonata, è già un grandissimo risultato. Secondo, mettere in rete una serie di comuni per fare sinergia, come va tanto di moda, e quindi concretizzare queste sinergie per dare sviluppo turistico, economico, alle attività anche produttive della zona. Direi in una maniera perfetta e con una sincronia perfetta, grazie allo sforzo della Regione Friuli Venezia Giulia. Il biennio 2017 è stato il biennio d'oro del turismo ferroviario. Siamo passati da circa 6.000 viaggiatori turisti dell'anno 2013 ai 70.000 del 2017. Quest'anno probabilmente supereremo i 100.000. Sono ancora cifre da nicchia, ma sono cifre su cui dobbiamo riflettere per l'incremento esponenziale che hanno avuto negli ultimi due anni. È chiaro che è un turismo colto, è un turismo slow, è un turismo che torna a rendere verdi delle tratte che erano apparentemente dei rami secchi. Possiamo dire che è una forma di turismo nuovo il turismo ferroviario slow, pienamente sostenibile. In Nord Europa è un motore di sviluppo delle aree interne e fattura da decenni milioni di euro. In Italia forse siamo arrivati un po' dopo, ma grazie all'impegno delle regioni, e su questo la regione Friuli Venezia Giulia ha dato un contributo importantissimo, siamo arrivati alla grande. Basti dire che i treni della Sacile Gemona in versione turistica sono tutti venduti e tutti rigorosamente sold out. E torniamo a Portogruaro, dove ci sono nuove sfide politiche, qualcosa si muove anche a distanza di mesi, con Alessio Conforti, Luca Tollon, segretario della Lega Nord del Veneto Orientale.
Grazie, siamo in compagnia di Luca Tolon, che è il coordinatore della Lega per quanto riguarda la segreteria del Veneto orientale. Beh, ormai le elezioni amministrative sono passate da un po', però si guarda già al 2019. Tolon, ci sono delle organizzazioni importanti, perché soprattutto nel Porto Gruarese andranno diverse elezioni, diverse amministrazioni al voto. Vi state già muovendo oppure aspettate l'estate prima di prendere decisioni? Sì, come diceva lei, i comuni che andranno al voto nel 2019 saranno moltissimi, e tra l'altro tantissimi anche nel Porto Gruarese, a partire da Concordia Sagittaria, che è il comune più popoloso che andrà al voto, dove noi sosterremo la candidatura del sindaco uscente Odorico, che abbiamo già sostenuto 5 anni fa, lo risosterremo perché pensiamo che in questi 5 anni abbia amministrato molto bene. E poi moltissimi altri comuni, moltissimi dei quali piccoli e medio piccoli, penso ad Annone Veneto, Cinto, Gruaro, Fossalta di Porto Gruaro e Teglio, quindi sono tantissimi. Ovviamente in questi comuni più che le segreterie di partito si muovono molto delle realtà civiche, perché il voto più che sulle liste di partito va sulle persone, e quindi noi daremo ampio mandato ai nostri rappresentanti locali per cercare di individuare le soluzioni ottimali. Dove c'è la possibilità di esprimere un candidato sindaco nostro lo faremo, dove c'è la possibilità di esprimere dei civici li sosterremo, però chiedendo delle garanzie. E quindi sui nostri temi, quelli che ci stanno più a cuore, soprattutto quello dell'immigrazione, non faremo sconti, chiederemo delle prese di posizione nette per evitare appunto che poi il sindaco, se eletto, dovesse prendere delle posizioni morbide, come è già successo qui a Porto Gruaro qualche anno fa. Certo, tra i temi sentiti anche quello relativo allo sviluppo dell'impresa locale, quello del lavoro, insomma temi che nelle realtà piccole, gioco forza, continuano ad essere centrali per la difficoltà che ancora sussiste, anche se una timida ripresa sembra esserci nel nostro Veneto. Sì, la nostra è un'economia balneare, perché ovviamente abbiamo moltissime località che vivono di un'economia turistica, ma abbiamo anche un'entroterra che è interessata da uno sviluppo artigianale industriale. Tra l'altro in questi giorni è in approvazione il cosiddetto decreto dignità, che sta un po' suscitando un po' di perplessità da Cosa parte del mondo lei? Imprenditoriale. Ma è una norma, diciamo, a livello nazionale, ed ha un'intenzione nobile, quella di ridare un po' di dignità al mondo del lavoro, perché se 10, 15, 20 anni fa una persona che andava a lavorare riusciva a mantenersi, oggi non è più così, quindi si tratta di reinvertire la rotta. Chiaramente oggi è uscita anche una bellissima intervista del governatore Zaia sul tema, in cui dice che probabilmente si sta andando nella direzione sbagliata e bisogna raddrizzare il tiro, perché introdurre ancora nuova rigidità nel mercato del lavoro sicuramente non ci porterà a nuovi posti di lavoro. Grazie a Luca Tolon per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, buona serata. La linea che può tornare a Pordenone. Grazie Alessio Conforti, come ogni sabato abbiamo in studio Giordano Brunettin, associazione Una Voce, per le informazioni sulla liturgia della tradizione. Un elemento è scomparso alla vista nelle chiese cattoliche con la riforma liturgica post-conciliare, ed è la balaustra. Che significato ha e perché è stata eliminata? Ben trovati. Sì, certo, quello che balza gli occhi per chiunque abbia un ricordo della liturgia della tradizione, o che abbia partecipato, abbia visto la liturgia della tradizione nelle chiese moderne, quindi della riforma post-conciliare, e la scomparsa della balaustra. Anzi, bisogna dire di che si tratti, perché è questa mensola sorretta da colonnine o da pilastrini, e con un'apertura centrale chiusa da cancelli, che distingue l'area presbiteriale, dove sta l'altare, dall'area dove stanno i fedeli. Ormai ce ne sono pochissime. Sono quelle delle antiche chiese dove la sovrintendenza alle belle arti, con i denti e con le unghie, riuscite a salvarle dalle devastazioni effettuate dal clero, preso da questa iconoclastia di fare piazza pulita di questo elemento, che è un elemento importante non soltanto nella storia della liturgia, ma anche per i suoi significati, appunto. E la balaustra non è altro che l'evoluzione della pergola o della transenna, che esisteva fin dalle origini nelle chiese cristiane.
questa chiusura di un recinto sacro appunto per distinguere il presbiterio dove viene celebrato il divino mistero dall'area dove stanno i laici, i profani. Ora, in origine, sia la Chiesa latina che la Chiesa orientale avevano una certa similitudine, cioè quella di occultare il compimento del divino mistero ai fedeli. Soltanto che con il tempo la Chiesa latina si è in un certo senso smarcata da questa concezione, ragionando sul significato dell'Eucaristia, che è una analogia, se vogliamo, con l'incarnazione. L'incarnazione, cioè Dio che assume la natura umana, si fa carne, è certamente un mistero, ma è tangibile. E così, naturalmente, il divino mistero dell'Eucaristia, la presenza reale della divinità sotto le specie, appunto, del pane e del vino, appunto, è senz'altro un mistero, ma è tangibile. Quindi perché occultare alla vista con, appunto, tende, con icone, con statue, bassorilievi in pietra, in marmo, la vista del mistero eucaristico? E quindi la Chiesa latina ha eliminato le transenne, ha cioè introdotto la balaustra, ha abbassato le transenne, ha tolto le separazioni, gli occultamenti visivi per mostrare il divino mistero, cioè l'incarnazione. Però ecco qui naturalmente, questo elemento che è stato tolto con la riforma preconciliare va a intaccare in verità il concetto stesso di distinzione fra area sacra e area riservata ai laici. Sappiamo bene che, per esempio, lo stesso Sant'Ambrogio non ammetteva che l'imperatore in persona potesse trattenersi all'interno del presbiterio, ma doveva stare fuori dai cancelli. Perché? Perché soltanto chi è consacrato, il sacerdote, i diaconi, i suddiaconi o chi è a servizio della liturgia può restare nel presbiterio, non i laici. E questo concetto fu ribadito anche al Concilio di Trento. Eliminare, per esempio, i banchi dei nobili gius patroni dal presbiterio, perché la presenza dei laici non è ammessa, quella è un'area che è riservata a Dio. Quindi togliendo le balaustre si è andata a intaccare questa distinzione e non è nient'altro che l'inquinamento protestantico presente nella riforma post-conciliare, ovvero sia fare d'ogni erba un fascio fra il sacerdozio consacrato e il sacerdozio ordinario dei fedeli. E quindi ognuno diventa culto e fede per se stesso, che è l'apporto del protestantesimo. Non dimentichiamo poi che la balaustra è il luogo della comunione eucaristica in ginocchio. Quindi togliere la balaustra significa ulteriormente rafforzare che cosa? La mancanza di devozione e quindi anche di fede nella presenza reale di Gesù Cristo nelle sacre specie. Quindi questa eliminazione della balaustra va a incidere in un certo senso su quelli che sono i simboli della fede cattolica. Non è un aspetto irrilevante. Detto questo, ripetiamo naturalmente che è bene che le balaustre vengano, se non altro, ripristinate per il loro significato teologico. Questa domenica, la decima dopo Pentecoste, a Chiesa della Santissima Trinità in Pordenone, alle ore 18, come tutte le domeniche e feste di Percetio, sarà celebrata la messa appunto della tradizione. E speriamo che anche la Santissima possano ritornare le balaustre un giorno. Non ci saranno tolte anche lì? Sono state tolte naturalmente con le riforme, appunto, e i restauri, soprattutto negli anni 60, quelli voluti da un certo sovrintendente che ha riscritto la loggia naturalmente. Ringraziamo Giordano Brunettin, Associazione Una Voce, appunto, informazioni sulla liturgia della tradizione, grazie, e naturalmente l'appuntamento credo che sia sabato prossimo, vero? Certamente. Perfetto, la ringraziamo e buon weekend anche a lei. E si conclude il TG con questo servizio, con il convegno sull'Oriente, la consegna del premio Odorico da Pordenone. Ha preso il via quest'oggi il 41esimo incontro dei corregionali all'estero organizzato dalle fasce. Da GP Giovanni Pacori che è tutto, buon weekend a tutti e naturalmente dopo il servizio la linea alla redazione Friuli. Buon weekend. Con il convegno sull'Oriente e la consegna del premio Odorico da Pordenone ha preso il via sabato mattina il 41esimo incontro dei corregionari all'estero organizzato dalle fasce l'ente di assistenza ai migranti del Friuli Occidentale presieduto da Michele Bernardon. Quasi un centinaio le persone presenti, tra le quali anche molti giovani provenienti soprattutto da Argentina, Brasile, Stati Uniti e Canada, ma anche Francia, Romania, Spagna, Belgio e Uruguay. La città di
Pordenone è stata scelta come sede dell'evento per la ricorrenza dei 700 anni dalla partenza di padre Odorico per la Cina, una figura la sua presa come campione dell'emigrazione verso l'estremo oriente. E proprio di questo si è parlato al convegno. Dopo gli interventi di rito delle autorità e dopo il saluto del delegato dell'ente Friuli nel mondo Luigi Papais, ha preso la parola il dottor Carlo Scaramuzza, che da appassionato cultore del beato Odorico ha illustrato la vita e i viaggi del frate francescano, che fu in Asia tra il 1318 e il 1330. Quindi con un salto di 7 secoli si è passati alla Cina di oggi e alla presenza degli italiani in quel paese, attraverso 2 testimonianze molto attente, l'ingegner Bruno Colledani e il giovane Enrico Salamon, attualmente studente universitario, che ha trascorso in Manciuria 1 anno durante la 4ª superiore. Entrambi sono andati oltre la loro personale esperienza per cercare di illustrare anche il modo di vivere di quel paese, la sua cultura e la situazione sociale del momento. Al termine del convegno si è svolta la cerimonia di consegna del premio Odorico, con un piccolo fuoriprogramma. Il riconoscimento, istituito originariamente dalla provincia di Pordenone e in seguito passato in eredità al comune, viene assegnato ogni anno a chi, emigrante, si è particolarmente distinto nel paese d'accoglienza e abbia però lo stesso tempo mantenuto vivi i rapporti con la terra d'origine. Quest'anno la targa doveva andare a Luigi Bernardis, avvocato pordenonese trapiantato a Londra, ma il volo che doveva riportarlo in Friuli ha accusato un ritardo, per cui la cerimonia si è svolta senza di lui. Al suo posto sono intervenuti la moglie e i genitori, che hanno ricevuto il premio dalle mani del sindaco Alessandro Ciriani. La manifestazione prosegue nella giornata di domenica, con il ritrovo alle 10 in piazzale Ellero dei Mille, per la deposizione di una corona d'alloro al monumento dei caduti, in segno di rispetto per il paese d'origine. A seguire, trasferimento in Viale Libertà, per assistere alla messa celebrata dal vescovo Giuseppe Pellegrini nella chiesa intitolata al beato Odorico, alla presenza dei sindaci e dei gonfaloni del comune della Destra al Tagliamento. Bene, ritrovati dunque gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Continua l'informazione per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia su TPN, in questo caso da Udine. Torna l'attesa rassegna estiva Calici di Stelle, organizzata dall'Associazione Città del Vino e Movimento Turismo del Vino, in occasione della Notte di San Lorenzo. Lunedì prossimo alle 11 presso la sede di Udine della Regione, l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini e il coordinatore regionale di Città del Vino Tiziano Venturini presenteranno l'edizione 2018, che nella nostra regione coinvolgerà 14 comuni Città del Vino, 4 in più rispetto all'anno scorso, con la new entry del comune di Sequalse e dell'associazione CDV. Saranno presenti sindaci e assessori dei comuni aderenti all'iniziativa, assieme alle associazioni locali che collaborano all'evento e al presidente regionale delle Proloco, Walter Pezzarini. E adesso parliamo di Uti, andiamo a sentire un po' l'aria che tira per quanto riguarda il comune di San Daniele, se è pro o contro la nuova, chiaramente abbiamo sentito il sindaco, se è pro o contro la nuova riforma prospettata dal governo di centrodestra. Sentiamo dal sindaco di San Daniele un po' la sua opinione per quanto riguarda questa paventata, no, riforma delle UTI col governo di centrodestra. Lei è favorevole o contrario? Io sono favorevole alla riforma che stanno abbozzando Fedriga e Roberti. È stato già un primo passo molto importante quello di mettere a disposizione dei comuni non UTI 3 milioni subito e altri 24 per i piani strategici di sviluppo. San Daniele ha puntato sul suo centro anziani, opera di area vasta, con 600.000 euro e la regione con 612.511 euro ha accontentato questa nostra richiesta. Una richiesta che viene da un referendum che abbiamo avuto sul nostro territorio 1 anno e mezzo fa e quindi ha interessato la popolazione nostra ma anche la popolazione dei comuni contermini che pur non potendo votare va spinto per quest'opera. Il fatto che la Regione punti a ridare risorse a chi in questi anni se le ha viste sottrarre è un segnale importantissimo e posso aggiungere che è un segnale altrettanto importante anche la riforma del CAL, varata l'altro giorno dall'assessore Roberti, che provvisoriamente vede San Daniele rientrare nel comitato proprio perché è rappresentante di un territorio ampio, per poi andare evidentemente ad eleggere i rappresentanti dei sindaci, dei comuni anche più piccolini. La cosa importante verso i cittadini, chiaramente, si riuscirà a fare finalmente qualcosa di utile senza passare troppo al dilettevole?
Senz'altro, è una squadra di amministratori nuovi, giovani, sia in regione che sui territori. Io ho 40 anni, Federica ne ha 38, tanti sindaci sono intorno alla quarantina, tanti alla prima esperienza, dopo però aver fatto magari alcuni anni di opposizione. Quindi conoscenza dei problemi senz'altro, vicinanza alla gente e tanta tanta voglia di fare. Quindi energie da spendere a favore della propria comunità. Lunedì 30 luglio alle 11 alla presentazione di Microfestival al Canarino di via Cusignaco 37 a Udine. A raccontarvi di cosa si tratta ci penseranno Andrea Collavino, che si è occupato della supervisione artistica, e Matteo Carli del gruppo Zero Idee. Il 3 agosto del 1882, nella villa neoclassica appartenuta ai conti Cassins Faraone, il governo austro-ungarico apriva al pubblico l'Imperial Regio Museo dello Stato per raccogliere ed esporre le antichità di Aquileia, l'antica città romana celebrata come Noemibus et Portum Celeberrima. Spero di averlo detto giusto. Venerdì 3 agosto alle 17 il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, tra le maggiori istituzioni dedicate all'archeologia romana, celebra il 136esimo anniversario presentando il nuovo allestimento che mette in risalto la ricchezza delle sue collezioni e i nuovi reperti restaurati grazie al sostegno economico di privati. All'inaugurazione parteciperanno il ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli, l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, il sindaco di Aquileia Gabriele Spanghero, il presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi, insieme al direttore del polo museale regionale Luca Caburlotto e al direttore del museo Marta Novello. E adesso ci siamo, domani parte finalmente l'intera tratta della Gemona Sacile. Allora andiamo a sentire il portavoce, colui che ha iniziato il giorno stesso della frana a battersi e piano piano insomma ha raccolto i sassi e ha creato una montagna, e quando la montagna si muove i risultati si vedono. Il servizio. Andrea Palese è un po' l'anima di questa iniziativa, perché se siamo qui oggi a raccontare del taglio del nastro possiamo dire che un po' è merito suo, perché è riuscito ad avvicinare molte persone per non far chiudere questa linea ferroviaria. Diciamo che sono stato la locomotiva, dai, però per comporre un treno serve la locomotiva e tanti vagoni, no? E poi serve un macchinista, il macchinista l'abbiamo trovato, che è l'ingegner Cantamessa e nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il personale che sono tutti comuni, io direi, no? Quindi direi una vittoria del territorio, 6 anni e 23 giorni che ci dividono dalla frana di Meduno, che ha determinato la chiusura della ferrovia, alla riapertura. Abbiamo lavorato sodo, siamo usciti anche dal territorio regionale, perché siamo andati a conoscere Fondazione fino ad Agrigento durante l'inaugurazione della Ferrovia dei Templi. Abbiamo studiato modelli virtuosi di realtà dove funzionano già questo tipo di modello del turismo slow e lo abbiamo importato. In pochissimo tempo, grazie alla regione, al finanziamento regionale, siamo riusciti anche ad impostare un programma di treni storici dell'intero Friuli Venezia Giulia, un programma molto ricco di qualità che quest'anno è incentrato sulla Pedemontana, ma non solo sulla Pedemontana, anche sulla Grande Guerra, direi, che è l'anno importante, che è il 100° anniversario del termine della Grande Guerra, e poi temi, treni tematici, dalla musica allo sport, all'arte, e all'enogastronomia, alla natura. Io direi che è una vittoria di squadra, dei comuni. Siamo partiti dalla gente con un semplice striscione a Palazzo Botton, torniamo domenica a Palazzo Botton a inaugurare questa splendida ferrovia, che con un pizzico d'orgoglio è la prima ferrovia d'Italia che verrà utilizzata sia per il trasporto di pubblico locale, quindi per il trasporto dei passeggeri, sia in chiave turistica. In questo caso qua ovviamente abbiamo superato noi stessi, arrivando per primi, credendoci, e come dice l'ingegnere Cantamessa, che i sogni dei testardi sono la realtà del domani. Noi siamo stati testardi, cocciuti, abbiamo lavorato con metodo, ma soprattutto tutti assieme. Parliamo adesso di deltaplano. Ci sarà il prossimo anno i campionati del mondo in Friuli Venezia Giulia, però un anno prima c'è il premondiale, cioè si assiste, si conosce e soprattutto si testa il terreno. E allora il servizio. È tutto pronto a Tolmezzo per l'avvio dei pre-worlds, le prove generali del campionato mondiale di deltaplano assegnato al Friuli Venezia Giulia.
con base operativa a Tolmezzo, decolli e atterraggi in tutta la regione, in Slovenia e in Austria. L'evento, per concludersi il 4 agosto prossimo, porta in regione 150 piloti specialisti in questa disciplina sportiva provenienti da tutto il mondo. Il campionato mondiale è a cadenza biennale e nel 2016 è stato assegnato al Friuli Venezia Giulia per l'edizione 2019. L'evento, che sta per iniziare, fa parte del protocollo internazionale ed è il test per permettere ai piloti di conoscere il campo di gara con un anno di anticipo e agli organizzatori, la Federation Aeronautic Internazionale, l'Euroclub Italia, la Lega Piloti e Suan Selenati e Bernardo Gasparini della Flivrer SRL, di testare il programma e le logiche dell'evento. Per il mondiale e il test sono stati scelti i più efficaci e belli spot regionali di decollo per la specialità del volo libero. Il Monte Crostis a Ravascletto, il Passo Pura ad Ampezzo, il Monte Quarnana a Gemona e il Monte Vasile a Meduno. Le gare potranno partire anche dallo Zoncolan, Piancavallo, dai decolli sloveni di Nova Gorica e Tolmino e dall'austriaco Emberg Alm. Le aree di arrivo principali sono quelle di Cercivento, Bordano e Travesio, con ulteriori spazi a Tarvisio, Ampezzo, Enemonzo, Aviano, Lignano, Grado, l'Eslovenia Idushina e Kobarid e l'austriaca Grainz-Fenburg. Alla disciplina sportiva si somma un programma dedicato a tutti gli appassionati di volo libero e a coloro che vogliono avvicinarsi a queste discipline. Possibilità di salire ai decolli e vivere le affascinanti partenze dal vivo. Eventi serali al centro operativo posizionato in piazza 20 Settembre a Tolmezzo. Formazione e intrattenimento per bambini, nell'attesa di vedere atterrare i deltaplani e i loro atleti. Il tutto con una particolare attenzione alla promozione del territorio e alla possibilità per i piloti e le rispettive famiglie di conoscere al meglio il Friuli Venezia Giulia. L'evento è supportato da Promoturismo FVG. Chiudiamo qui la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia. Non resta che salutarvi e ringraziarvi per l'ascolto, ma l'informazione è come sempre su TPN continua. Dopo il break, le ultimissime dal Veneto. Ben ritrovati dunque anche dal Veneto, continua l'informazione di Telepordenone. Apriamo con l'economia, perché il prodotto interno lordo del Veneto nel 2017 è cresciuto dell'1,6%, un tasso leggermente superiore alla media nazionale, e si prevede per il 2018 un aumento dello stesso tenore. La crescita è sostenuta dalle esportazioni, ma anche dalla domanda interna, che si sta muovendo dalla situazione di ristagno degli anni pre-crisi, con i consumi delle famiglie che salgono dell'1,5% e gli investimenti del 3,9%. Ad indicarlo il rapporto statistico 2018, giunto alla 15ª edizione, il Veneto si conferma seconda regione esportatrice italiana con 61,3 miliardi di euro di fatturato estero nel 2017. Olimpiadi invernali del 2026, c'è attesa per quanto riguarda gli esiti delle tre candidature, quelle di Cortina d'Ampezzo, Torino e Milano. I verdetti arriveranno i primi di agosto. Per gli interventi da effettuare sugli impianti olimpici, qualora fosse l'Italia ad ospitare i giochi invernali, ci sono già 60 milioni risultanti dall'avanzo dei costi sostenuti per le Olimpiadi 2006. Queste le parole di Mimmo Arcidiacono, commissario dell'Agenzia Torino 2006, creata nel 2000 per realizzare gli impianti olimpici e prorogata nel 2008 per gestire il post-olimpico. L'Agenzia Torino 2006 ha inviato ad inizio luglio una lettera alla Presidenza del Consiglio, nella quale si ricorda che il 31 dicembre 2018 scade la proroga della gestione commissariale a fronte di attività ancora da svolgere sul post-olimpico. Aspettiamo che il governo risponda, ha detto Arcidiacono, anche in considerazione della possibile e auspicata candidatura italiana per le Olimpiadi del 2026. Competizioni che potrebbero costare, secondo i nostri calcoli sulle spese concrete sostenute allora, circa 800 milioni in luogo dei circa 2 miliardi spesi nel 2006.
La 12ª edizione del Summer School in Sanità, confronto internazionale a tutto campo sul presente e sul futuro della sanità e sulle migliori modalità con cui organizzare ed erogare i servizi ai malati, in corso d'opera nelle scorse settimane all'isola di San Sorvolo a Venezia, ha riservato una gradita sorpresa alla sanità veneta, la promozione a pieni voti da parte degli European Observatory on Health and Policies, nel corso di un workshop su come migliorare la qualità dell'assistenza con il confronto internazionale. Il direttore dell'osservatorio, lo spagnolo Josef Figueras, ha tra l'altro detto che per noi l'esempio del Veneto è molto importante perché è storia di buone pratiche con la capacità di fare innovazione e sperimentare nuovi sistemi, come la riforma del 2006 con il taglio delle aziende sanitarie e la nascita dell'azienda zero e la conseguente ottimizzazione delle risorse. Secondo il appunto direttore dell'osservatorio, il Veneto in materia di sanità fa scuola in Europa. Veneti nel mondo, domani la festa in Consiglio e la premiazione dei corregionali eccellenti. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. La Piana del Consiglio si prepara ad accogliere la 10ª edizione della giornata regionale dei Veneti nel mondo. Domani, domenica 29 luglio, l'Altopiano all'incrocio delle tre province di Treviso, Belluno e Pordenone dà appuntamento in località Santo Svaldo agli emigranti veneti e alle loro associazioni per l'ormai tradizionale Consiglio Day. Alla giornata organizzata dall'Associazione Trevisani nel Mondo con il supporto della Regione Veneto, che 10 anni fa ha istituito l'appuntamento come momento di ritrovo e di celebrazione pubblica della storia della migrazione, parteciperanno il presidente del Veneto Luca Zaia e l'assessore regionale ai flussi migratori Manuela Lanzarin. Sarà il governatore a consegnare i premi Eccellenze Venete a emigranti ed esponenti del mondo associativo dei Veneti nel mondo che si sono particolarmente distinti per storia, sacrifici e realizzazioni. I tre premiati, su proposta delle associazioni venete e dei comitati e federazioni di Veneti nel mondo, sono Pier Giorgio Boschiero, nato a Fara Vicentino per il suo impegno nell'associazionismo in Uruguay, Amalia Pavanel, nata in Francia da genitori di origine veneta, imprenditrice di successo e presidente dell'associazione Veneti nel mondo Perù, e Odino Soligo, nato a Trevignano 97 anni fa, imprenditore di successo e impegnato nell'associazionismo in Canada. Domani la festa nella tenso struttura a Santo Svaldo si aprirà con le note della fanfara alpina di Conegliano e la sfilata di benvenuto alle 10.45. Alle 11 l'arcivescovo Alberto Bottari de Castello di Montebelluna e già nunzio apostolico in Africa, Giappone e Ungheria presiederà la concelebrazione eucaristica all'aperto con Don Canuto Toso, Don Giacomo Ferrighetto e Don Angelo Arman, i sacerdoti che hanno condiviso la storia delle migrazioni veneta. Seguiranno i saluti delle autorità presenti e la consegna delle onorificenze Eccellenze Venete. La festa continuerà con il pranzo nella tenso struttura e poi con i canti tipici dell'emigrazione veneta eseguiti dal gruppo corale Agogica. E sarà un'estate di grandi eventi proprio in Consiglio, lo storico Bosco d'Areme della Repubblica Serenissima di Venezia. Le iniziative programmate per il periodo estivo sono infatti molteplici. Al Giardino Botanico Alpino, per esempio, è in corso un appuntamento culturale sul ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi, un'iniziativa realizzata in collaborazione con l'Associazione Naturalistica Lorenzoni e Olympus. Imperdibili poi le visite guidate allo stesso Giardino Botanico, dove è possibile approfondire non solo tematiche collegate appunto alla botanica e agli aspetti naturalistici, ma anche altri argomenti che caratterizzano proprio la Piana del Consiglio, tra cui la geomorfologia. Appuntamenti curati direttamente da Veneto Agricoltura. La tisana e San Michele al Tagliamento unite per la messa in sicurezza del fiume. Mercoledì, infatti, le due realtà si sono ritrovate al Parco Gaspari di La Tisana per quello
che è stato un incontro pubblico al quale hanno partecipato i sindaci dei due comuni, Pasqualino Codognotto per quanto riguarda San Michele Altagliamento e Daniele Galizio per la Tisana, oltre ai tecnici delle due regioni. È stato evidenziato come il problema principale consista nell'effettuare necessariamente degli interventi a monte del fiume nell'area di Pinzano, dove si sarebbe dovuta realizzare una diga in grado di gestire il deflusso dell'acqua del Tagliamento. È stato pertanto auspicato che da parte delle due regioni, cui spettano per competenza tali lavori, vi siano quanto prima degli accordi tesi a realizzare le opere. Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha detto il consigliere regionale Fabiano Barbisan, presente all'incontro, dovranno concordare il piano di intervento necessario, magari coinvolgendo anche il governo, per garantire sicurezza e tranquillità alle comunità della Bassa, con la necessità di eseguire le opere di laminazione delle piene a monte del fiume, che interessano anche il comune di San Michele. E restiamo sempre a San Michele Altagliamento. L'associazione Piccola Industria, che fa capo alla Confindustria di Venezia, ha istituito un premio in memoria di Diego Lorenzon, l'imprenditore di Cordovado, attivo negli industriali veneziani e prematuramente scomparso nel 2017 all'età di 53 anni. Aveva un'azienda proprio a San Michele Altagliamento e divenne famoso quando venne assolto dal tribunale di Pordenone per non aver pagato le tasse, preferendo al pagamento delle imposte incentivare lo stipendio ai propri dipendenti. Intitolato Quasi quasi molo tutto divento felice, il premio è riservato agli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni degli istituti secondari di secondo grado del Veneto, che parteciperanno appunto all'edizione 2018 del PMI Day e che prevede anche l'elaborazione di un saggio breve. Continuiamo il telegiornale, andiamo a Caorle, dove ci sono delle novità importanti che riguardano il punto di primo intervento della località balneare, perché arrivano i primi numeri relativi agli accessi per maggio, giugno e il mese di luglio, ma anche un'interessante novità, potrebbe arrivare la pista per l'atterraggio dell'elisoccorso. Sentiamo. Punto di primo intervento a Caorle, si valuta la realizzazione di una pista di atterraggio per l'elisoccorso. È quanto emerso nel corso dell'ultimo sopralluogo effettuato nella struttura sanitaria da parte del sindaco di Caorle, Luciano Striuli, e del direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza. Nei giorni scorsi sono stati infatti ultimati i lavori di ristrutturazione dell'edificio, che hanno riguardato la facciata verso il rio interno, rovinata dalla grandinata dell'11 luglio del 2013. L'occasione è stata buona per fare il punto della situazione relativamente all'operatività del punto di primo intervento situato in via Riba dei Bragozzi, ma anche delle prospettive future che riguardano il sito sanitario. Stiamo valutando, ha detto il sindaco Luciano Striuli, l'ipotesi di realizzare una pista di atterraggio per l'elisoccorso con illuminazione per il volo notturno. Tale struttura, oltre che essere utilizzata dal SUEM 118, sarebbe disponibile anche per la protezione civile e tutte le forze dell'ordine. La struttura ha registrato un aumento su tutti i fronti rispetto al 2017. Parliamo del punto di primo intervento. A maggio, spiega il direttore dell'Ulss numero 4 Carlo Bramezza, sono stati 516 gli accessi, a giugno 859 e dal 1 al 24 luglio 858. A questo si aggiunge inoltre la guardia medica notturna per turisti, che ha sede sempre in questo edificio. Gli accessi a luglio sono stati 230, mentre sono stati 220 quelli negli ambulatori di medicina generale diurni, sempre dedicati ai turisti. A Caorle è aperto ufficialmente il Museo Nazionale di Archeologia del Mare, situato presso l'ex azienda Chigiato. Fino alle 23 si potrà accedere gratuitamente agli spazi espositivi dal parcheggio dell'Ecopark. Il percorso pedonale illuminato guiderà i visitatori direttamente all'accesso della struttura situata nell'area verde che dà verso il ponte Saetta. Da sabato, quindi da questa sera, il museo aprirà regolarmente tutti i fine settimana dalle 15 alle 23. Da venerdì 3 agosto ogni giorno doppio appuntamento con le visite guidate, alle 17 quella dedicata ai più piccoli, alle 21 quella rivolta agli adulti. Alla Mostra del Cinema di Venezia, che va in scena dal 29 agosto all'8 settembre, sarà proposta fuori concorso nelle proiezioni speciali la prima puntata dell'Amica Geniale, la serie HBO Rai diretta da Saverio Costanzo e che tratta dal primo volume della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, si propone come
ovviamente evento importante. Sarà un'operazione analoga a quella fatta con The Young Pope di Paolo Sorrentino nel 2016, ha spiegato a Roma il direttore della mostra Alberto Barberi. Sport Volley B1, l'Imoco Sandana ha costruito il suo futuro, ufficializzati i primi volti della prossima stagione. Ebbene, ovviamente si sta allestendo quello che è l'organico per la prossima avventura da neopromossa in B1 dell'Imoco Volley di Sandana, che guarda anche al progetto giovanile Under 18 e naturalmente a quello Under 16. Ebbene, raggiunto l'accordo per l'approdo di quattro grandi talenti del volley nazionale. Si tratta di Sara Cortella, attaccante del 2002, ultimi due anni nel roster del Club Italia, che ha disputato l'ultimo campionato di Serie A2. Marika Zennalo, libero del 2002, veneziana e proveniente dal progetto Synergy. Emanuela Agbortabi, centrale del 2002, trevigiana, proveniente dal settore giovanile dell'Albatros Treviso. E infine Emma Rizzieri, palleggiatore del 2002 di Rovigo, ultimo anno nell'Under 16 Bruer Bassano. Molte conferme dell'organico che ha conquistato la promozione in B1, tra queste Asia Leandri, Silvia Rossetta, Aurora Scantamburlo, Emma Cagnin, Anna Pelloia, promosse dalla serie di Vera Bondarenko, da segnalare che faranno parte dell'organico Under 18, Ed Kidera Blessing, Giulia Marconota e Aurora Zorzè. Chiudiamo con un'opera che sta avendo davvero molto successo. Parliamo della Vespa Venice dell'artista jesolano Luca Moretto, in mostra al Museo Civico di Forte Marghera, un nuovo traguardo per l'artista veneziano con la sua famosa Vespa Venice, esposta, come detto, al Museo Civico di Forte Marghera fino alla fine di ottobre nell'ambito della mostra Motocicletta, l'architettura della velocità. Apprezzato artista visivo, nel corso degli anni ha realizzato centinaia di opere che hanno trovato posto alla Biennale di Venezia, in mostre a Milano, passando poi per il Palazzo delle Esposizioni di Torino, Monte Carlo e in Cina. Nel 2010 Luca Moretto ha realizzato Vespa Venice, un tributo al simbolo del design italiano, dipingendo un modello di Vespa N del 1967 con la tecnica acrilica dell'effetto a rilievo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, linea che può passare alle nostre previsioni del tempo, come sempre buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Domenica 29, sulla pianura cielo sereno poco nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti. Precipitazioni sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa, in prevalenza assenti, dal pomeriggio localmente piovaschi, rovesci o temporali. Temperature in aumento leggero o moderato rispetto a sabato, eccetto stazionarietà dei valori diurni in montagna. Venti sulla pianura generalmente deboli con direzione variabile, sulla costa in prossimità dei rilievi a regime di brezza, in alta montagna deboli da ovest. Mare calmo.